49esimo pallino d'oro qui a San Buceto e sono proprio con il presidente della Bocciofila San Buceto, Michele Vitanzi. Buonasera Francesca. Che effetto ti fa ripartire dopo la pausa pandemica, purtroppo per forza di cose? Da una parte non vedevo l'ora, arrivato ad oggi dico finalmente che è finita. No, è stato bellissimo ripartire, perché effettivamente noi poi ben due anni fa abbiamo annullato il tutto praticamente qualche giorno prima, per cui eravamo pronti già a preparare, avevamo preparato tutto il pallino d'oro, per cui è stato anche un peso fare tutto e poi annullare tutto. Quest'anno abbiamo ricominciato e sono felicissimo e speriamo che sta pandemia se ne vada via per sempre, per poter far vedere quello di oggi, che è associazione, sport, quest'anno anche un po' di magia. Esatto, infatti il tema era la magia, ma la magia abbiamo scoperto che è quella proprio del mettersi insieme a godere, no? A godere della reciproca compagnia, e la magia delle bocce. Tra l'altro quest'anno c'è stato il primo sabato d'oro, di che cosa si è trattato? Ieri, cioè. Sì, e niente, avevamo sto gruppo di brasiliani che ci avevano contattato per venire a giocare qua in Italia e non potendo purtroppo giocare la gara della domenica del pallino d'oro, abbiamo organizzato sto primo sabato d'oro per far giocare sti ragazzi brasiliani e unificare un po' questo come sport è unito, ma come nazione. È stata una cosa bella, anche ieri siamo tutti divertiti e devo dire che ci hanno onorato di tantissimi complimenti, a partire da noi addirittura, sì, come organizzazione, ma anche come paese, come località, come tutto. Si sono divertiti, entusiasti di tutto, per cui anche ieri anche solo quello è stato un gran successo, perché l'avevamo fatto per loro, per cui sono felicissimo di aver fatto felici loro e ringrazio gli atleti che erano venuti, che si erano, diciamo, la disponibilità di fare questa cosa per noi, perché era una gara invito, e per cui tutti quelli che sono venuti li ringrazio ancora. E appuntamento all'anno prossimo, quando ci sarà il 50esimo pallino d'oro, quindi cifra tonda. Si sa già qualcosa? Ci puoi fare qualche spoiler? Da domani. Da domani. Grazie Michele Vitanzi. Il vincitore del 49esimo pallino d'oro organizzato dalla SD Bocciofila San Buceto, ci troviamo in compagnia di Gianluca Formicone. Ciao Gianluca. Ciao ciao, grazie a tutti, è stata una grandissima vittoria. La finale a un certo punto non ci credevo più, però diciamo che io sono un tipo che non mollo mai. E sono riuscito a portare a casa questo sesto pallino d'oro, che credo sia adesso che eravamo a pari io ed Alessandro con 5 pallini ciascuno, adesso questo è il sesto. Vincere questa gara è come vincere un mondiale, per me è la gara più bella che si organizza in Italia e nel mondo, vincerla è un onore per me. Sono riuscito ben 6 volte. Niente, grazie San Buceto e grazie a tutti voi. Beh, tra l'altro una rimonta favolosa sul finale, quindi sei stato veramente grande. Ma che effetto ti fa vincere per la sesta volta? Diciamo, ti fa più effetto rispetto alla prima, oppure ci si abitua in un certo senso? Per me è come se fosse sempre la prima volta. Ogni successo è sempre come se fosse la prima. È stata veramente una partita vinta che come si era messa su 7-0 per Andrea, per come giocava anche lui non era facile vincere, però il mio carattere di non mollare mai ancora una volta ha prevalso e sono riuscito a spuntarla alla fine. Grazie Gianluca e ancora complimenti. Grazie a voi tutti, grazie. Direttamente dalla Bocciofila di Fonte Spina, quindi nel maceratese, Cappellacci Andrea. Bravo. Premia Fabio Luna, presidente regionale CONI. Arriva anche la medaglia. E adesso il primo classificato del pallino d'oro, quindi medaglia d'oro direttamente dalla Bocciofila VIP Credaro del comitato di Bergamo, Gianluca Formicone. Bravo Gianluca! Premiano il presidente della Bocciofila di San Buceto, Michele Vitanzi, il main sponsor dell'evento, il titolare della Recal Calcestruzzi, Massimo Renzi, il sindaco di Monte Cassiano, Leonardo Catena,
e il presidente nazionale FIB Moreno Rosati. Grazie a tutti.